Oggi a Cuori Connessi incontro un amico, ma di quelli veri, perché ci conosciamo da oltre 30 anni. Ciao Davide. Avvocato. Davide è un fantastico direttore della fotografia. Tra le tante cose che abbiamo condiviso professionalmente, c'è stato anche il film Le parole nel cuore, film dedicato al cyberbullismo che adesso è lì parcheggiato, incellofanato, in attesa che questo Covid ci dia veramente respiro nel vero senso della parola. Davide, una parte di quel film per dare corpo e forma agli incubi di Alessia, lo abbiamo girato all'interno di un labirinto. È stato incredibile perché abbiamo fatto, come tu ben sai, come si fa sempre, abbiamo fatto dei sopralluoghi per cercare di capire come far rendere al meglio l'idea dell'incubo di una ragazza giovanissima. Girare in quelle condizioni sicuramente è stato complicato, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista proprio organizzativo. D'altra parte è anche vero che la scelta di girare in questo labirinto penso sia stata assolutamente vincente perché secondo me raccontava veramente molto bene le ansie, le paure e il dramma che ha vissuto questa giovanissima ragazza. Alessia, che è stata tacciata di essere una strega, dicevano che portasse sfortuna, no? Dal punto di vista umano, che cosa ti ha lasciato un'esperienza come questa? Il bello del nostro lavoro è proprio questo, è quello di poter raccontare delle storie e soprattutto di raccontare certe storie. La domanda è: ma sarà, è tutto vero? Cioè, riusciamo a essere così cattivi, così cinici, così piccoli? Quando abbiamo girato invece in studio, nonostante insomma di cose ne abbiamo viste parecchie, è stato difficile a volte trattenere la famosa commozione. Pensare che una cosa di questo genere potrebbe essere capitata a chiunque di noi, ai nostri figli, a conoscenti, veramente ti fa stare molto male. E ci sta come sempre la voglia di far bene questo lavoro proprio perché deve servire, deve essere di aiuto alla persona che ha vissuto questa situazione, ma soprattutto a chi purtroppo potrebbe trovarsi a vivere condizioni, situazioni simili a queste. Le tue parole sono le immagini, perché tu sei un grande reporter, un grande fotografo e un direttore della fotografia. Le immagini possono far male quanto le parole, secondo te? Una foto può far male come e più di una parola. Se io in un'immagine vedo un aspetto negativo e me ne carico in qualche modo di questa negatività, tanto più ci penso, tanto più la vado a guardare e tanto più quell'immagine, continua a farmi male. Assolutamente sì. Ma secondo te in rete c'è la consapevolezza di quanto una foto sia potente? Non penso che ci sia completamente questa consapevolezza. Probabilmente siamo qui per questo. Purtroppo alle volte siamo troppo superficiali nella gestione del web stesso, delle immagini che andiamo a pubblicare e questa superficialità può diventare veramente molto, molto pericolosa come nel caso della nostra storia. Per lavoro ti è mai capitato, Davide, di non rendere pubblica una foto perché avrebbe potuto creare problemi a delle persone? Ho sempre scelto, quando mi è capitato per fortuna poche volte, ho sempre scelto l'aspetto, diciamo così, personale. L'idea di poter far male a qualcuno con un'immagine solo per il gusto di farla vedere o perché poi di quell'immagine se ne possa parlare è una cosa, diciamo, che non mi riguarda. C'è quasi un gusto cinico a enfatizzare ancora di più qualcosa che è già drammatico di per sé. Mi è capitato. Ad esempio, una volta, in uno di questi viaggi che ho fatto durante la guerra nell'ex Jugoslavia, di fare una fotografia. Una condizione incredibile, perché io sono arrivato in questo villaggio, c'erano degli incendi, per cui pensavo che fosse successo qualcosa, che fosse successo qualcosa di drammatico. In realtà, in questo piccolo villaggio era appena nato un bambino ed era una condizione abbastanza particolare. A un certo punto, uno sparo, ma anche lì non era uno sparo perché era uno sparo dovuto alla guerra, ma era uno sparo di felicità. Questi bambini, ovviamente, hanno avuto paura e io mi ricordo che mise
le mani nelle orecchie, l'altra era un bambino e una bambina, e l'altra rimase ovviamente impietrita. E io ho fatto la fotografia. Poteva sembrare veramente drammatica, perché due bambini impauriti, con il fuoco alle spalle, le macerie, delle macchine distrutte, ovviamente potevano pensare che erano nel bel centro di una sparatoria, di un bombardamento. Invece era tutt'altro. È stata quasi una coincidenza che però, presa di per sé, estrapolata da un contesto, raccontava o avrebbe potuto raccontare una storia completamente diversa. C'è una questione di etica importante, perché tu quella foto l'avresti potuta rivendere come un momento di guerra, quindi una foto drammatica. In realtà aveva un valore ancora più alto, secondo me, perché nella guerra tu hai colto un momento di gioia. Molti ragazzini, adolescenti, postano delle foto terribili, quasi per scherzo, manca proprio la consapevolezza di quella che è la realtà, manca uno spessore. Tu le hai toccate con mano queste cose. Cosa vorresti dire a chi si diverte nel postare una decapitazione o cose cruente? Perché è una cosa abbastanza diffusa questa. È brutto da dire, però veramente tante volte ci vorrebbero delle esperienze, far toccare con mano la sofferenza, far toccare con mano le difficoltà, far capire quanto dolore c'è in certe situazioni. Poi la cosa del web, diciamo, la cosa anche semplice qual è, che io posso essere dall'altra parte del mondo, posso fare delle cose pessime, ma 30 secondi dopo spengo il computer, faccio altro e sembra che poi tutto quanto sia finito lì. La gente non ha consapevolezza di quanto queste cose possono far male. Siamo molto superficiali. Grazie Davide, perché è stato importantissimo dialogare con te, che sei un addetto ai lavori, uno che le immagini, insomma, le vive quotidianamente, perché sono il tuo pane quotidiano. Grazie a te Luca per avermi dato l'opportunità di poter raccontare dietro le quinte del nostro lavoro, che è un lavoro incredibile e bellissimo.